Buongiorno cari fratelli e care sorelle e cari amici. Oggi domenica 10 gennaio, dopo una settimana di fatiche, una settimana in cui siamo stati presi dalle nostre cose, ancora in questa giornata vogliamo fermarci e vogliamo ringraziare il Signore per le cose meravigliose che Lui ha compiuto nella nostra vita. È una grazia tutto quello che noi abbiamo. E oggi vogliamo leggere una meditazione che porta il titolo Giudizio nell'amore insondabile. E per capire bene cosa il Signore vuole insegnarci, leggo dalla prima lettera di Pietro al capitolo 4, versetto 17. Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che no, non ubbidiscono al Vangelo di Dio? Il cristiano non deve mai dimenticare, nel suo lavoro per il Signore, che la salvezza appartiene a Dio e non agli uomini, ed è perciò insondabile. La salvezza è il grande piano di Dio e non un'esperienza. L'esperienza non è che la porta dalla quale la salvezza entra nella nostra vita conscia. Non predicare mai l'esperienza, predica il grande piano di Dio che dà vita all'esperienza. La predicazione non consiste nella presentazione di un sistema che possa salvare l'uomo dall'inferno e renderlo buono e puro, ma la predicazione sta nell'annuncio delle buone notizie di cui Dio è il soggetto. Nell'insegnamento di Gesù Cristo, l'elemento del giudizio è sempre posto in rilievo e dato come segno dell'amore di Dio. Non ti impietosire su un'anima che incontra delle difficoltà per arrivare a Dio. Egli non ne ha colpa. Non spetta a noi cercare le cause di questa difficoltà, ma il nostro compito è di presentare la verità divina concernente l'opera dello Spirito di Dio, il quale mette in luce ciò che vi è di sbagliato nella nostra vita. La predicazione si dimostra veramente genuina quando guida ognuno che ascolta ad affrontare il giudizio. Lo Spirito Santo mette ogni anima di fronte a se stessa. Se Gesù ci avesse dato un ordine senza contemporaneamente darci la capacità di eseguirlo, sarebbe un mentitore. E se noi rifiutiamo di ubbidire col pretesto dell'incapacità, stiamo dicendo a Dio che non ha preso in considerazione tutto ciò che il suo ordine comporta. Ogni aspetto di autosufficienza deve essere distrutto dalla potenza di Dio. L'infinita potenza dello Spirito di Dio si manifesterà solo nella nostra completa debolezza e sottomissione. Che davvero possiamo fare nostre queste parole e possiamo sottometterci all'unico grande e vero Dio. Che Lui ti possa benedire e che ancora quest'oggi possa alzare lo sguardo verso il cielo e ringraziarlo per ogni cosa che Lui ti ha dato.